Thank you Eccoci qua, benvenuti di nuovo a tutti a questo diciassettesimo appuntamento di Spazio per Tutti, questo, questa serie di incontri creata in tempi di pandemia che si sta protraendo per fortuna anche, anche dopo. dopo quello che potrebbe essere l'uscita dall'emergenza. Io sono Marco del gruppo Astrofili Savonesi, siamo qua insieme ai nostri amici l'associazione Polaris di Genova e questa sera abbiamo con noi Paola Cianfarra che è ricercatrice docente all'Università di Genova. Eh, L'argomento è oceani nel sistema solare, è un argomento molto particolare e per questo ha suscitato parecchio la mia curiosità e eh, non vedo l'ora di sentire quello che Paola ci vorrà raccontare. Eh, la solita nota tecnica, noi qua metteremo i microfoni spenti, chi ci segue sui canali YouTube può fare le domande via chat, noi le gireremo alla nostra relatrice. Eh, direi che non ho altro da aggiungere passo a presentarvi la, la nostra relatrice poi le lascerò la parola per, per iniziare la, la conferenza Paola ha una laurea in scienze geologiche e un dottorato in geodinamica e dopo aver lavorato all'università Roma 3 adesso è approdata qui vicino a noi a Genova dove si occupa di ricerca e didattica in particolare per il corso di laurea magistrale di geodinamica Scorrendo il suo curriculum eh, c'è un'enorme abbondanza di attività nel campo delle scienze geologiche, ma quello che mi ha colpito di più è che è stata cotutore di una tesi di dottorato in planetologia. Prima di lasciarle la parola, eh, a Paola, prima di lasciare la parola a Paola, che ringrazio nuovamente, voglio ricordarvi il prossimo appuntamento, sarà il 13 maggio prossimo, eh, ci vediamo sempre online, sempre sui soliti canali con spazio per tutti. Ancora grazie a Paola per essere qua con noi, Sandro dalla cabina di regia che manovra tutte le dirette, Roberto e Andrea che invece ci mandano in diretta sui nostri canali YouTube. Io non ho altro da aggiungere, non levo tempo alla conferenza, lascio la parola a Paola. Grazie Paola, a te la parola. Grazie Marco della presentazione e grazie per l'invito. Passo allora alla condivisione dello schermo se mi date conferma vedete bene la, la prima slide sì ok allora eh, questa sera parliamo di mari oceani nel sistema solare ma, ma anche oltre e infatti la presenza di oceani su, nei corpi del nostro Sistema Solare è, è qualcosa di particolare, cioè gli oceani non sono una prerogativa eh, del, del nostro pianeta. Ce ne sono anche su altri pianeti, eh, ma addirittura, come vedremo tra breve, dentro gli altri, gli altri pianeti. E che tipi di caratteristiche hanno questi oceani? E, ma soprattutto come li possiamo studiare. Quindi parleremo. <coughs> Di alcuni oggetti nel Sistema Solare che condividono alcune affinità con la nostra Terra, eh, proprio per la presenza di queste masse, di questi fluidi eh, liquidi. E vedremo che si può trattare di oceani fatti di acqua, ma anche di, di magma, ma addirittura di idrocarburi. E, e come studiarli? Sostanzialmente vedremo che li studiamo prevalentemente attraverso dei dati indiretti, cioè da dati che vengono acquisiti da missioni satellitari o sonde spaziali, che ormai dalla seconda metà dello secolo scorso sono lanciate nello spazio per eh, farci comprendere come funzionano i, i corpi celesti e, e i pianeti. Uh, ah, Vediamo qui eh, una prima immagine eh, della, di uno dei satelliti eh, gioviani. Siamo nei satelliti medicei, quelli eh, che vennero scoperti da Galileo Galilei ormai nel XVII secolo. In, particol in particolar modo qui vediamo io che è eh, uno dei, corpice, dei corpi nel sistema solare caratterizzato da una maggiore eh, e intensa attività geologica, che si esplica soprattutto, si manifesta attraverso intensa attività vulcanica. Le prime informazioni su questo corpo ci vennero già dagli inizi degli anni 70 attraverso i dati eh, della sonda Pioneer 11 e, e 10. E poi successivamente, attraverso eh, i dati della missione Voyager, eh, si riuscì a capire appunto che, eh, che, questo, che questo satellite era caratterizzato da una notevole attività vulcanica, nonostante eh, la sua ridotta dimensione e la sua lontananza dal, dal sole per cui ci si chiedeva come fosse possibile da dove venisse il calore che poteva alimentare questa attività vulcanica e presto si capì che eh, il calore proveniva dalla, dal riscaldamento legato all'azione mareale vale a dire eh, noi sappiamo che eh, anche la nostra terra è soggetta delle maree, lo vediamo nell'innalzamento periodico e abbassamento del, delle acque, ma anche eh, le masse solide, quindi la terra solida è soggetta a, stessa, a questi stessi fenomeni. E quindi queste interazioni mareali eh, legate all'attrazione relativa col grande Giove. Eh, deformano il, il pianeta e ne producono un attrito che produce calore e questo calore appunto genera questa grandissima quantità di magma e, e addirittura si è arrivati ad ipotizzare più recentemente grazie ai nuovi dati della sonda Galileo, della NASA eh, che possa addirittura esistere un oceano un magma oceanico al di sotto della superficie eh, di Io e... La stessa forza mareale in realtà mh, si ritiene che giochi un ruolo fondamentale su altri eh, satelliti gioviani, come per esempio eh, Europa, Ganimede o ancora Callisto. E qui vediamo nella, nella slide successiva vediamo, eh, Europa che il satellite è un po' più distante rispetto a Dio, si trova a circa eh, 670.000 km da, da Giove, e è dotato di una superficie ghiacciata ed è una superficie più o meno liscia, con, che non ha molti crateri da impatto. E anche Europa, come vedremo, molto probabilmente, o meglio, attualmente c'è abbastanza eh, consenso nella comunità scientifica eh, nel ritenere che al di sotto della superficie ghiacciata di, di Europa esista un oceano eh, di acqua allo stato liquido. E, mh, numerosi sorvoli fatti dalla, dalla sonda Galileo eh, hanno permesso eh, di, di ipotizzare, appunto, eh, di caratterizzare sempre meglio questo, questo pianeta, questo satellite. E, e sulla superficie la temperatura si aggira attorno ai 120 gradi Kelvin. Ma le temperature interne nuovamente, per via di quei processi di interazione mareale che genera appunto un riscaldamento, sono compatibili con lo scioglimento e, e la presenza di eh, acqua allo stato liquido. Qui invece vediamo uh, un altro satellite gioviano, il più grande del Sistema Solare, eh, questo è Ganimede, è eh, il più grande, dicevo, uh, satellite nel Sistema Solare, il più grande satellite di Giove, eh, supera come dimensioni Mercurio e, e anche come dimensioni e massa addirittura anche Plutone. Uh, è talmente grande eh, che se non si trovasse vicino al gigante Giove potrebbe essere addirittura visibile ad occhio nudo nella notte eh, nel, nostro, nel nostro cielo terrestre. E si ritiene che durante la sua formazione abbia completato quel processo di differenziazione interna che l'abbia portato alla separazione in un nucleo, un mantello e poi una crosta. Eh, anche questo satellite è caratterizzato da una crosta completamente esterna, completamente ghiacciata, fatta di ghiaccio di acqua e, e l'altra caratteristica che lo accomuna ad altri corpi, come per esempio alla nostra, eh, al nostro pianeta Terra, è il fatto che presenti un campo magnetico. E, mh, al di sotto della crosta ghiacciata di Ganymede, ancora anche qui abbiamo oceani, un oceano fatto di acqua allo stato liquido. E, e qui, infine, vediamo Callisto, il quarto dei satelliti medicei, quello più distante dalla superficie di Giove, si trova a circa eh, 1.890.000 km dalla dal grande eh, Giove, e è caratterizzato questo eh, da eh, numerosi crateri, crateri da impatto e anche lui ha una superficie ghiacciata e si ritiene che molte delle montagne e delle strutture della sua superficie siano state in qualche modo ehm, eh, rese più eh, orizzontalizzate, rese più eh, cancellate, insomma, dallo scorrimento dei ghiacci che eh, ne costituisce la superficie. Ehm, se noi dovessimo, ah, potessimo atterrare sulla superficie di Titano, che è un satellite di, di Saturno, troveremmo un paesaggio del tutto particolare. Da fantascienza, infatti, Titano, eh, la superficie di Titano è costellata ed è caratterizzata dalla presenza di fiumi, di laghi e nei suoi cieli si formano delle nuvole e, e ci sono piogge, ma queste piogge non sono fatte di acqua per come la conosciamo: si tratta in realtà di idrocarburi. E quindi quello che vediamo qui scuro è proprio un lago fatto di metano. E dal 2005 grazie ai dati che ci sono stati inviati eh, dall'Under eh, Huygens nella missione Cassini abbiamo dunque potuto avere numerosi dati e, e compreso che eh, lì verso i confini del sistema solare abbiamo quindi altre tipologie di masse acque, di laghi, di mari, di oceani fatti addirittura da idrocarburi. Eh, vi lascio immaginare quali sono le ripercussioni nel panorama delle conoscenze anche geologiche eh, sulla, sulla Terra, circa la, il quesito di quale sia l'origine degli idrocarburi. La teoria che va per la, per la maggiore è che abbia un'origine eh, organica. Eppure qui ai confini del sistema solare abbiamo queste forme di appunto, eh, idrocarburi. E, e poi vedremo che la, spinti dalla ricerca di nuove forme di, vi, di forme di vita e delle condizioni ambientali per cui possano esserci, possa esserci stata la possibilità della forma di, vi, di forme di vita, ci spingeremo anche oltre i il, confini del sistema solare e quindi andremo ad esplorare addirittura dei pianeti che fanno parte di altri sistemi. Sistemi planetari in cui la stella non è appunto il Sole, ma è, è un'altra stella ancora. Eh, quindi dicevamo come possiamo studiare questi mari spaziali. E la risposta l'abbiamo un po' già data: eh, dobbiamo usare dei dati indiretti, dati che vengono da sensori satellitari o dalle missioni eh, lanciate dalle sonde spaziali. E già dalla fine del, degli anni 70 abbiamo cominciato a ricevere le immagini che venivano dalla missione Voyager. Qui sulla sinistra vi mostro un piccolo dettaglio della superficie di Ganimede, che vi ricordo è uno di quei satelliti ghiacciati più grande eh, di Giove. E, e a distanza di eh, circa vent'anni, con i dati della missione Galileo, la capacità di discriminare, cioè di riconoscere dei dettagli sempre maggiori della superficie di questo, di questo pianeta, ci ha permesso di comprendere le caratteristiche geologiche di, queste, di, queste, di questi mondi. Eh, per capire un po' meglio che cosa significa aumentare la risoluzione, cioè aumentare la capacità di dettaglio. Vedete qui nell'immagine di sinistra e nell'immagine di destra stiamo visualizzando la stessa area, la stessa porzione di territorio, ma quello che cambia è appunto la risoluzione, la capacità di discriminare oggetti sempre più piccoli. Eh, per comprendere meglio... Facciamo, torniamo a fare un salto sulla Terra. Qui possiamo vedere partendo dall'alto a sinistra, scendendo verso il basso a destra, delle immagini che hanno appunto immagini satellite che sono caratterizzate da una risoluzione spaziale via via maggiore. Passiamo dai 30 metri dell'immagine in alto a sinistra, a circa 15 metri dell'immagine centrale, ai 3 metri di una di quelle immagini chiamate ad alta risoluzione. Cosa ci facciamo con i dati satellitari? Beh, per esempio, sulla Terra abbiamo la possibilità di, eh, la possibilità di realizzare delle animazioni come quella che stiamo vedendo, eh, che raccoglie dati, per esempio, in un decennio che va dal 1997 al 2007, e che mostra con dei colori, con un codice cromatico, alcune informazioni. Nella fattispecie, in, questa, in, questa, in questo movie, possiamo vedere che i colori nelle masse oceaniche ci eh, dicono qual è la concentrazione eh, delle, della, delle alghe che compiono attività fotosintetica. E questa è un'informazione importante perché queste alghe rappresentano il cibo di cui si nutrono delle forme di vita ancora più complesse. E sempre attraverso le immagini satellitari noi possiamo studiare a diversa risoluzione anche eh, altre forme di acqua che abbiamo sia sulla superficie del nostro pianeta, ma come vedremo tra breve su altre, come per esempio il, il ghiaccio del, del continente antartico, o ancora possiamo avere ancora altri tipi di immagini, in questo caso vediamo un'immagine radar. Questa volta non è la luce nel visibile che viene riflessa e che viene registrata dai sensori in orbita sui satelliti, ma quella che viene registrata è appunto un'onda un radar. Qui abbiamo un esempio di, eh, eh, siamo nel mare Egeo, questo puntino in basso, più o meno al centro, ma dal lato destro dell'immagine, rappresenta una, una nave che ahimè ha avuto una perdita di, di olio nel mare Egeo. Eh, ancora immagini di questo tipo, eh, qui siamo eh, una visione sempre da satellite, eh, la linea di costa del Bangladesh, vediamo quindi il, 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 il fiume Gange. E immagini come queste ci mostrano eh, la quantità di nutrienti e di minerali che arrivano e che vengono portati in, in oceano. Sono informazioni importanti, e ci fanno capire qual è la quantità di eh, azoto e fosforo che arrivano nell'oceano. E perché sono importanti? Perché in condizioni naturali queste permettono lo sviluppo di fitoplancton, ma in condizioni naturali l'apporto eh, di queste sostanze di azoto e di fosforo derivano da processi naturali. Purtroppo sappiamo bene che l'attività antropica ha aumentato, ha enfatizzato alcuni processi, per cui il, il fatto che nei mari, nei nostri mari, arrivino liquami, acque reflue, eh, fertilizzanti, fa sì che ci sia tutto... Una quantità di materiali che porta alla esplosione di alcune forme di vita, eh, delle, delle esplosioni proprio di alghe, e questo processo si chiama eutrofizzazione e che porta alla formazione in, in, alcuni, in alcuni casi di una pellicola di materiale che impedisce la penetrazione dell'onda dell della, della luce. Quindi ha delle, eh, degli impatti eh, fondamentali per la vita che si sviluppa in queste masse acque. Eh, questa è un'altra immagine, mi, mi faceva farvela vedere perché sono dei nuovi dati che da, da poco, ormai da pochi mesi, sono disponibili gratuitamente sul, sul web. Sono immagini del nuovo sensore, del nuovo Landsat 9, che è in orbita dalla fine dello scorso anno, dal settembre-ottobre del eh, 2021, e sono dati messi a disposizione gratuitamente dalla NASA. Il, la stellina indica la posizione dove noi ci troviamo oggi a Genova. Allora, la caratteristica del nostro pianeta, dicevamo, è che eh, è fatto per oltre eh, due terzi, è coperto da acqua. Eh, non sto qui a tediarvi con quelle che sono le, le caratteristiche, le dimensioni del nostro pianeta, però è proprio la presenza di acqua e la presenza di un'atmosfera che ha permesso lo sviluppo della vita. Eh, in tutto ciò, sono una geologa come Marco eh, aveva anticipato, tutto ciò eh, ricordiamo che sono fondamentali anche i processi geologici attraverso quei dati indiretti che noi possiamo acquisire attraverso le immagini satellite. Eh, noi possiamo misurare anche quelli che vengono chiamati campi potenziali, per esempio il campo gravitazionale, il campo magnetico di un pianeta, così come quello della Terra. E questo ci consente, per esempio, di capire come sono distribuite le masse all'interno del pianeta stesso. E perché questo ci interessa? Ci interessa, per esempio, perché sappiamo... Ad esempio sulla Terra, che eh, la distribuzione delle masse che possiamo analizzare e investigare nel dettaglio attraverso questi dati remoti ci danno informazioni anche sui complessi fenomeni che avvengono all'interno del mantello. Eh, ci sono delle, dei movimenti per cui delle masse fredde e più pesanti vanno, eh, si muovono verso il basso e contemporaneamente delle masse più calde e leggere risalgono verso l'alto. Questi movimenti eh, si esplicano poi attraverso i processi tettonici eh, che creano tutte quelle caratteristiche morfologiche che noi possiamo osservare non solo sul nostro pianeta Terra, ma con processi più o meno simili anche su altre superfici planetarie. Quindi perché parliamo di, di processi tettonici e di geologia? Perché in effetti c'è una intima relazione tra l'esistenza, la presenza degli oceani e i processi della tettonica. I processi per esempio di subduzione o di espansione dei fondi oceanici, immaginate bene, che sono responsabili della creazione di quei volumi e quegli spazi all'interno dei quali i bacini oceanici possono essere raccolti. Ma eh, c'è anche un altro ruolo su cui la comunità scientifica ancora si sta confrontando e dibatte. Pensate, per esempio, al peso degli oceani. Al peso degli oceani sulla crosta eh, oceanica che tende a comprimere ad abbassare verso il, a, a comprimere verso il basso la stessa crosta oceanica e quindi a far sì che le ehm, che i, le quote di galleggiamento che sono diverse a seconda dei materiali con diversa densità cambino e questo porta quindi ad avere un'influenza sulla spontaneità o meno di alcuni processi tettonici. Eh, allora, andiamo a vedere, cominciamo questo nostro viaggio, eh, andiamo a vedere quali sono le tracce di oceani o di laghi che esistevano nel passato e in particolar modo andiamo su Marte. Su Marte qui possiamo visualizzare un'immagine in cui eh, è evidente che eh, mare, acqua in questo momento non ve n'è, sappiamo tutti che Marte è anche chiamato il pianeta rosso, il pianeta desertico, un pianeta in cui non ci sono le condizioni per eh, avere acqua allo stato liquido, però le forme sulla superficie di Marte che noi possiamo riconoscere, come per esempio questo conoide, eh, questo delta fluviale, ci suggeriscono che ci sia stato un tempo in passato in cui delle masse acque dei fiumi, dei laghi e addirittura degli oceani potessero essere presenti. Eh, la stella eh, all'interno di questo cratere, cratere Jaziro, ci indica il luogo di atterraggio della, come sappiamo dallo, dallo scorso anno, della missione del Perseverance. E, Qui, questo, là, questo cratere si ritiene che ospitasse eh, miliardi di anni fa un grande lago e che ci fossero una serie di fiumi, come vedete, da queste forme meandriformi, di fiumi che drenassero all'interno di, di questo lago. Dovete sapere che eh, attualmente sulla, anche sulla Terra si stanno studiando dei laghi che si pensa che abbiano delle caratteristiche simili, quindi sono ritenuti degli analoghi, a dei laghi o degli antichi laghi marziani, per esempio il lago Salda in, in Turchia. Andando avanti, qui possiamo vedere immagini con una sempre maggiore risoluzione, immagini CTX, nella nelle quali possiamo vedere delle strutture ramificate, eh, dei fan delta appunto legati allo scorrimento di acque eh, sulla superficie marziana. Qui ancora queste strutture scure, ossia è un'immagine, un mosaico, CTX, queste strutture ramificate sono legate alla presenza nel passato eh, dell'evoluzione di Marte di reti fluviali, di canali, di bacini idrografici, formazioni di, di fan alluvionali. Se andiamo a vedere nel dettaglio, eh, questa è un'immagine che ingrandisce eh, quella di prima, e ancora di più, andando sempre più nel dettaglio, quindi avendo un potere di discriminare eh, oggetti sempre più piccoli, possiamo riconoscere queste forme poligonali. Questi terreni con queste fratture poligonali eh, sono associati a delle strutture di essiccamento e sulla Terra forme simili sono state identificate su eh, fondi lacustri. Quindi nuovamente la conferma che ci sia stato un tempo in cui su Marte esistevano delle masse acque. Eh, questo è il paesaggio come ci apparirebbe se potessimo andare in, sulla superficie marziana, dove possiamo osservare una serie di strutture, di, di strati, di rocce sedimentarie che quando, e quando ci avviciniamo mostrano delle caratteristiche geometriche, una laminazione, una stratificazione non solo piano parallela, ma anche eh, noi geologi la chiamiamo stratificazione incrociata che in alcuni casi è mh, associabile ad ambienti acquei, eh, come per esempio sul nostro pianeta, con acque poco profonde. Qui vediamo un esempio e qui ne vediamo un altro ancora. Ma tornando ad una scala eh, più eh, regionale, una scala quasi planetaria, cosa possiamo dire della superficie marziana? Eh, è caratterizzata dal fatto di avere nell'emisfero settentrionale eh, quote relativamente più basse, mentre l'emisfero meridionale del pianeta è caratterizzato da quote relativamente più alte. Qualcuno già eh, in passato, nel lontano passato, pensava che queste eh, Lowlands, questi, queste terre ribassate dell'emisfero settentrionale potessero aver ospitato un giorno un antico oceano avrete sentito parlare nella storia geologica del pianeta Terra di un momento in cui esisteva un grande oceano chiamato eh, Pantalassa e un grande continente che era il Pangea. Ecco, si pensava che qualcosa di simile fosse potuto accadere in un certo momento della storia di Marte nel passato. Eh, queste grandi depressioni anche potevano ospitare dei grandi, dei grandi laghi. E, attraverso eh, dei, degli strumenti speciali chiamati spettrometri, in particolare Omega e CRISM, ehm, è stato possibile misurare la quantità di luce che viene riflessa dalle rocce marziane. E in particolare dovete sapere che ogni minerale, ogni roccia riflette la luce in diverse lunghezze d'onda in modo differente. Vale a dire che ogni materiale ha una sua firma specifica, si chiama appunto firma spettrale. Andando a studiare le, eh, le, mine, le mineralizzazioni associate alle argille, cioè praticamente a quel tipo eh, di sedimenti che eh, ci suggerisce la presenza in un tempo remoto di acqua sulla superficie marziana è stato appunto possibile confermare, come vediamo in questa mappa, che le aree, delle, le aree depresse dell'emisfero settentrionale in effetti presentano delle mineralizzazioni che sono appunto compatibili con la presenza di acqua e che quindi che le rocce basaltiche che costituiscono composizione basaltica molto a eh, grandi linee eh, queste rocce basaltiche si fossero alterate per la presenza di acqua eh, portando alla formazione di minerali argillosi. E questa differenziazione tra l'emisfero settentrionale e l'emisfero eh, meridionale della, della superficie marziana è confermata non solo dall'andamento della topografia, ma è confermata anche da altri dati, da dati geofisici che ci mostrano l'andamento del campo gravimetrico, ma anche del campo eh, magnetico. E ora dovete sapere che eh, Marte attualmente non ha più un campo magnetico, così come quello terrestre. Ma c'è stato un momento nel passato della storia geologica di Marte in cui invece un campo magnetico era attivo e addirittura eh, creava delle strutture che sono state confrontate perché sono simili a quelle che oggi noi ritroviamo negli, sui fondali oceanici del nostro pianeta. Cioè le nuove rocce che vengono create, dove si eh, crea nuova crosta oceanica, sono eh, magnetizzate in funzione delle caratteristiche del campo magnetico eh, di quel momento. E quindi per via delle, dei cambiamenti delle caratteristiche del campo magnetico terrestre, noi oggi abbiamo che ci sono delle bande eh, simmetriche rispetto al, alle zone in cui si forma nuova crosta oceanica e, e alcune bande magnetiche si trovano anche in alcune rocce della superficie marziana. Uh, questo grafico mostra semplicemente, ci, da, ci dice questa informazione, che la crosta marziana eh, si pone su due livelli topografici differenti, cioè ci sono due quote differenti più frequenti, che corrispondono anche a due spessori crostali differenti, è qualcosa di simile a ciò che noi riconosciamo sulla Terra. Abbiamo la crosta oceanica che è relativamente più bassa e più pesante e con uno spessore differente rispetto alla crosta continentale meno densa più... e più spessa. Quindi tutte queste considerazioni hanno portato eh, gli studiosi a ipotizzare che ci sia stato un tempo nel passato, nella storia di Marte, in cui potesse essere, eh, potesse essere esistito un grande oceano. Ma oggi, oggi purtroppo le condizioni di pressione e temperatura sulla superficie del pianeta rosso sono tali per cui noi possiamo avere acqua allo stato liquido soltanto in, in condizioni molto, molto, molto particolari. Quindi sostanzialmente verrebbe da pensare che attualmente acqua su Marte allo stato liquido non c'è. Però eh, i nuovi dati acquisiti eh, negli ultimi anni hanno... Ci hanno indicato, e eh, i responsabili di questa scoperta, con orgoglio, mi viene da dire, sono proprio dei colleghi italiani, eh, hanno portato a comprendere che al di sotto dei ghiacci che si trovano nelle aree polari di Marte, perché bene sì, bisogna sapere che anche Marte ha delle calotte polari, questa, per esempio, è la calotta nell'emisfero settentrionale, ebbene al di sotto di questi ghiacci, andando a studiare le onde radar che venivano eh, registrate dal, dal satellite che ruotava attorno al pianeta, è stato possibile identificare delle depressioni che si ritiene che ospitino dei laghi, quindi la presenza di laghi subglaciali al di sotto della calotta polare marziana. Ma lo sapete che anche sulla Terra eh, esiste, esistono dei laghi subglaciali. Eh, questo è un esempio di quel dato radar di cui vi parlavo in precedenza, lo Sharad, che fa una sorta di ecografia della calotta glaciale marziana e quindi ci fa vedere la stratificazione interna del ghiaccio e sulla base dell'eco, cioè della risposta dell'onda radar che penetra nel ghiaccio e arriva ad interagire con il bedrock, cioè con la, eh, il substrato roccioso, è possibile addirittura comprendere se l'interazione, il contatto tra il ghiaccio e il basamento roccioso avvenga in un luogo in cui ci, sia, eh, ci siano delle caratteristiche di umidità, di bagnato, ossia la presenza proprio di, di laghi. E, dicevo che anche sulla Terra abbiamo degli esempi di laghi subglaciali, per esempio, in Antartide, all'interno del continente eh, sappiamo che esiste sotto circa 4 km di ghiaccio, un lago molto grande delle dimensioni di circa 300, lungo circa 300 km e largo qualche decina di chilometri, e che è isolato dal resto eh, del mondo, quindi è isolato dall'atmosfera, proprio dalla presenza eh, della, della calotta antartica. La depressione che è stata creata eh, nella crosta continentale del continente antartico eh, è stata proprio generata dall'azione di faglie eh, che eh, abbiamo potuto modellizzare e che vi mostro in questa animazione mostrano come eh, attraverso la loro attività Crea, creavano lo spazio all'interno del quale si è formato poi il bacino che è stato riempito da, dall'acqua del lago Bostock. Quindi, vedete, è un ambiente molto particolare che è rimasto isolato per eh, decine eh, di milioni di anni e che quindi è studiato anche perché può rappresentare un ambiente eh, particolare in cui si possono essere sviluppate forme di vita eh, Molto eh, particolari. Ci sono oceani anche al di sotto del ghiaccio, ma questa volta non parliamo del ghiaccio del, del nostro pianeta, parliamo di altri ghiacci di altre superfici planetarie. Vi avevo già accennato al, uh, ad Europa, questo satellite eh, di, di, di Giove. E vediamo come la superficie di Europa sia caratterizzata dalla presenza di queste linee, di, queste, di questi allineamenti, la cui forma è stata possibile eh, studiarla attraverso i dati, come vi dicevo prima, delle sonde prima Voyager e più recentemente Galileo, dai primi anni 2000, e, e che ci hanno fatto comprendere che queste linee in realtà sono delle vere e proprie spaccature nel ghiaccio, sono delle fratture, delle faglie. E, e si pensa che la presenza di, eh, di acqua al di sotto di, questo, di questa superficie ghiacciata, come vi dicevo prima, possa essere imputata a quei processi simili che agiscono su Io, eh, il satellite più piccolo, e cioè legati ad un processo di interazione mareale e provoca eh, calore e che quindi abbia portato allo scioglimento e alla, alle condizioni di temperatura all'interno del, del pianeta, eh, compatibili con la presenza di acqua allo stato liquido. Eh, ma ehm, Europa, così come la Terra, ha un'altra caratteristica. In particolar modo, i dati eh, Voyager. Ci hanno mostrato che esiste un'interazione tra il campo magnetico di Giove ed il campo magnetico di questo satellite. La stessa cosa avviene anche per Ganimede. E quindi, proprio andando a studiare l'interazione tra i due campi magnetici, gli studiosi hanno potuto riconoscere che in realtà l'acqua, lo stato liquido, e questo oceano che si trova tra, al di sotto della superficie ghiacciata, in realtà è un oceano salato e quindi ad oggi effettivamente c'è un consenso unanime nella comunità scientifica nel ritenere che sotto i primi chilometri di ghiaccio, sotto Europa, ma anche sotto Ganymede, per esempio, ci sia un oceano salato e che potrebbe raggiungere delle profondità di eh, oltre centinaio di chilometri. Insomma, quello che stiamo dicendo è che sotto Europa potrebbe esserci una quantità di acqua che è addirittura superiore a tutta l'acqua che è contenuta negli oceani eh, del nostro pianeta Terra. E qui ci spostiamo verso Saturno. Dal 2005 la sonda Cassini, che si trovava appunto in esplorazione di questo pianeta, eh, ci ha mandato le prime immagini eh, molto più dettagliate della superficie di Encelado e ci ha mostrato come nella parte... Meridionale, quindi verso il polo sud di Encelado, ci fossero dei getti di vapore di acqua. La sonda ha persino attraversato questi getti di vapore, questi geyser, e ha scoperto che contengono delle tracce di idrogeno molecolare. E questo, questa è un'informazione particolare perché ci dice che eh, al di sotto del ghiaccio di Encelado potrebbe esserci un'attività idrotermale, ossia dei veri e propri eh, vulcani. E eh, esattamente quello che succede è che ci sono delle fratture all'interno del ghiaccio che costituisce il guscio esterno di questo, di questo satellite, e, e queste fratture mettono in, collegano l'oceano al di sotto eh, della, del guscio di ghiaccio. Con l'esterno. E quindi andare a studiare queste fratture è di vitale importanza, è di fondamentale importanza perché ci permette di capire quali sono le vie preferenziali attraverso i quali, le quali i fluidi dall'interno del pianeta possono eh, uscire. E per esempio, andando ad utilizzare queste immagini, eh, è stato svolto uno studio e nell'ambito di una tesi di dottorato eh, sono state mappate strutture tettoniche principali, queste, evidenze, queste linee gialle vengono chiamate, sono note in letteratura con il nome di Tiger Stripe e eh, è stato possibile andare a sviluppare dei modelli di evoluzione tettonica eh, per comprendere come nel tempo geologico queste strutture si siano formate quindi ripeto sono importanti è importante lo studio e la comprensione di questo tipo di strutture soprattutto perché rappresentano la via preferenziale degli scambi dei fluidi tra l'interno e l'esterno del pianeta ora bisogna dire che eh, anche sulla superficie, anche sulla Terra ci sono dei vulcani sottomarini e, e attorno a questi vulcani sottomarini ci sono dei veri e propri ecosistemi che sono stati scoperti già a partire dagli anni 70. E ci sono degli organismi sottomarini che anche in assenza di luce, anche a chilometri di profondità, senza il contatto con la superficie, riescono a sopravvivere e si nutrono proprio dei, mh, dei prodotti chimici che vengono generati dall'attività di questi vulcani sottomarini. E a loro volta sono eh, il cibo per organismi eh, più complessi. Vi ricordo che una delle ipotesi sull'origine della vita sulla Terra è che eh, proprio in ambienti come questi che eh, rappresentavano i laboratori chimici in cui venivano prodotti eh, gli ingredienti per la formazione della vita. Quindi capite bene che andare a studiare questi ambienti ci permette di eh, fare delle considerazioni su dove andare a rivolgere le nostre ricerche. Al di fuori della, della Terra per la ricerca di nuove forme di vita, e qui si rende necessario andare a definire il concetto di abitabilità, e cioè nel caso delle lune ghiacciate, qual è quel luogo in cui eh, ci siano state le condizioni eh, affinché si potessero sviluppare e sostenere delle forme di vita. Ora, gli ingredienti per poter avere la vita così come la conosciamo sulla Terra eh, sono sostanzialmente tre. Li vediamo rappresentati in questo schema, in questo triangolo. Innanzitutto, c'è bisogno di avere acqua allo stato liquido. L'acqua è una componente indispensabile eh, per l'instaurazione dei processi biochimici e quindi per la vita. L'acqua è un importante solvente di molecole polari. Eh, poi c'è bisogno, con la parola chimica, e qui si intende la presenza di quegli elementi della tavola periodica eh, biogenici, cioè che siano eh, fondamentali per l'innesco delle reazioni biochimiche. Tra questi vi ricordo il carbonio, l'idrogeno, l'azoto, l'ossigeno, lo, il fosforo, lo zolfo. E a questi poi si aggiungono ulteriormente il potassio, il calcio, il magnesio. E sono fondamentali per, eh, per la loro funzione preponderante nella costituzione del, del protoplasma. E poi quello che è rappresentato dall'altro eh, vertice del triangolo è l'energia. È necessario un approvvigionamento energetico affinché questi organismi possano sostenere il loro metabolismo per compiere lavoro. Quindi andare alla ricerca di questi ingredienti in altri luoghi, al di sopra, al di fuori della, del nostro pianeta Terra, all'interno del sistema solare, ma anche oltre. Eh, vi dicevo, nel, dal 2004 la sonda Cassini ha confermato la presenza di, su, su Titano, su questo satellite di Saturno, di un, una cospicua presenza di idrocarburi sotto forma di metano ed etano. E Metano poi è stato rilevato anche su altri corpi della, del nostro sistema solare, e oltre che su Giove, su Marte e Saturno, anche sui suoi satelliti, Giappeto, Titano, su Nettuno anche e sul suo satellite Tritone, ma anche su Urano e alcuni dei suoi satelliti. E questo appunto Tritone, eh, che è un, grande satell che è un sat satellite di, di Nettuno. Dicevo, possiamo andare anche oltre i confini del Sistema Solare. Alla data di, di ieri eh, sono stati censiti eh, ben 4.988 esopianeti, cioè stiamo parlando di sistemi planetari al di fuori del nostro Sistema Solare, quindi di corpi di pianeti che ruotano attorno ad altre stelle. Ora dovete sapere che eh, il nostro sistema solare in realtà è un sistema abbastanza isotico, nel senso che non condivide che non è eh, esattamente simile alla maggior parte dei sistemi planetari che sono stati finora scoperti. Per esempio, nel nostro sistema solare abbiamo che i pianeti rocciosi eh, si trovano più vicini, più piccoli e, più, e rocciosi si trovano più vicini alla stella, ossia al Sole, mentre i, satelliti, i, i pianeti più grandi e eh, gassosi si trovano eh, più lontani. Eh, andare a studiare gli esopianeti e in particolar modo andare a studiare quei pianeti che condividono delle caratteristiche simili a quelli della nostra Terra, consente di andare a comprendere meglio quali possano essere i luoghi eh, nello spazio in cui si possa essere sviluppata la vita. Come dicevo prima, affinché possiamo avere vita è necessario avere gli ingredienti fondamentali: l'idrogeno, il carbonio, l'azoto. Ma dobbiamo avere anche l'acqua, l'acqua è il solvente chimico per eccellenza, e deve essere acqua allo stato liquido. Ma non basta, è anche necessario, e qui ritorna l'importanza dei processi geologici: è necessario che, ci, che il pianeta abbia delle caratteristiche simili a quelle della nostra Terra, quindi che sia un pianeta roccioso e che esista una superficie di separazione, una superficie rigida di separazione tra l'interno e la e l'esterno del pianeta capace di contenere l'acqua liquida e poi è necessario che la stella attorno alla quale questi pianeti ruotino eh, debba aver avuto delle caratteristiche, viene chiamata metallicità, però delle caratteristiche tali per cui sia stato possibile produrre dei, dei, degli elementi pesanti che costituiscono appunto i pianeti rocciosi quindi le, le, la necessità Uh, è che ci siano elementi pesanti, che ci sia acqua allo stato liquido, e questo consente di definire la cosiddetta zona di abitabilità e che l'abitabilità sia tale per scale di tempi molto lunghi. Che cos'è l'abitabilità in questa accezione? È quella regione all attorno alla quale una stella uh, è quella regione attorno alla quale uh, un pianeta roccioso può mantenere per un periodo di tempo abbastanza lungo della sua evoluzione acqua allo stato. Eh, liquido. E in realtà, nel corso degli ultimi decenni sono state date tante definizioni, addirittura è stata definita la zona di continua abitabilità, che è mh, chiamata come quella regione in cui un pianeta può rimanere abitabile per un periodo di tempo abbastanza lungo. Casualmente è stato da, identificato come possibile periodo 4,6 miliardi di anni, che poi è l'età della, della Terra. Quindi, Cos'è la zona di abitabilità? È quella regione attorno ad una stella all'interno della quale un pianeta roccioso con la sua atmosfera possa mantenere acqua allo stato liquido. L'ampiezza di questa fascia è definita da due limiti: un limite inferiore e un, un limite eh, superiore. Eh, il limite inferiore è caratterizzato dal fatto in, per cui si abbia, eh, oltre questo limite, diciamo, si ha un effetto serra autoalimentato. Questo significa che ehm, mh, si, la temperatura possa aumentare in modo catastrofico fino ad avere la. Perdita totale dell'acqua e dell'atmosfera stessa del pianeta nello spazio eh, interplanetario. Il limite superiore invece è definito da quel luogo in cui eh, la, la radiazione. Eh, che arriva dalla stella è così bassa per cui eh, si possano instaurare dei meccanismi per cui la temperatura si abbassa, comincia a formarsi del ghiaccio, l'albedo che è la quantità di energia riflessa dalla superficie del pianeta aumenta e quindi si instaura un meccanismo di feedback per cui progressivamente la temperatura del pianeta diminuisce fino ad avere addirittura un pianeta totalmente, totalmente ghiacciato. Uh, non entro in questi dettagli. Al momento, uh, tra tutti gli esopianeti che sono stati identificati e di cui è stata confermata la loro esistenza, in particolare il cosiddetto Trappist 1e è un, un pianeta che condivide alcune caratteristiche eh, con il nostro, con la nostra Terra, è un pianeta che ruota attorno a con gli altri. Sei pianeti del suo sistema alla stella Trappist 1, che è distante circa 40 anni luce dal Sole. E si pensa, tra tutti gli esopianeti che sono stati identificati, che possa essere uno di quelli in cui maggiormente è elevata la probabilità di trovare delle tracce di vita. Io con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Mi sentite? Grazie Paola, sì, ti sentiamo. Se vuoi togliere la condivisione, ci vediamo tutti. Uh, sì. Non riesco a... Perfetto. Bene, ci sono delle domande... Marco, sì, guarda un po'. Io ne, io ne ho una mia, a parte quelle che sono arrivate sulla, sulla chat, e quindi mi prendo il privilegio di spararla per primo. Per e la mia domanda è questa, quando hai parlato delle mud cracks su, sulla superficie di Marte, no? mi chiedevo, visto che Marte è anche famoso per le sue tempeste terribili di sabbia, pietre, cioè come ha fatto a sopravvivere, non essere state levigate in, in tutti i lunghi periodi di tempo in cui Marte... Appunto a queste tempeste. Cioè, cioè... Sì, in realtà bisogna ricordare che Marte, poi, a differenza della Terra, ha un'atmosfera molto molto rarefatta. Quindi è vero che ci sono dei venti che possono raggiungere delle velocità elevatissime, però poi non hanno quelle. Gli agenti esogeni eh, non hanno avuto quella capacità di plasmare, di modellare le forme così come ce l'hanno eh, sulla nostra superficie terrestre e, e sono che non portano niente di nessun materiale levigante, praticamente. Si può arrivare ad avere, certo, bisogna considerare che questi effetti vanno poi integrati nei tempi geologici, qui cioè parliamo di milioni o miliardi di anni, infatti, e infatti. in cui anche le condizioni ambientali, climatiche sono cambiate. Comunque sì, attualmente, eh, attualmente non, non hanno un grosso potere erosivo e parliamo di strutture comunque molto, eh, molto antiche, che hanno miliardi di anni appunto. Ok, allora altre domande? È possibile stimare per quanto tempo siano esistiti i mari e i laghi su Marte e da quanto tempo si sono prosciugati? Sì. È possibile farlo e infatti si ritiene appunto che eh, questi oceani marziani eh, siano stati mh, presenti nella fase iniziale della storia geologica di Marte, quindi parliamo di miliardi di anni fa, assolutamente. E, e mi piace sottolineare anche quest'altro aspetto, la possibile attività geologica, l'attività tettonica del pianeta rosso ad, attualmente si ritiene che, sia stata, eh, che ci sia stata miliardi di anni fa. In realtà adesso le frontiere della ricerca si stanno spingendo nel cercare di comprendere se forme di tettonica eh, siano attive anche in tempi più recenti. Okay. Ancora una, come si fa a dedurre la struttura interna dei satelliti con la sola osservazione del, dell'orbita? In realtà non viene eh, studiata solo la forma dell'orbita, quello, quello che vengono studiate sono anche eh, le, le dimensioni e le caratteristiche per esempio geofisiche, come dicevo nel caso dei corpi del Sistema Solare è possibile misurare i campi potenziali, quindi campo gravimetrico, campo magnetico, e, mh, le tecniche poi di misura, eh, di identificazione di esopianeti, quindi di questi corpi in altri sistemi planetari, eh, sono molto eh, complesse e gli astrofisici, io non sono un'astrofisica, però so che gli astrofisici riescono a derivare attraverso dei metodi diretti o indiretti eh, a riconoscere la presenza di un pianeta attorno ad una stella e sulla base di una serie di misure di caratteristiche andare a definire non solo la forma ma anche per esempio eh, la densità del pianeta e, e questo è un, uh, è un elemento, è un'informazione che invece al geologo uh, consente di fare tante altre considerazioni, tante altre uh, analisi. Ok, grazie. Ce n'è ancora una da YouTube. Sergio chiede, avevo letto un articolo che parlava di creste poligonali presenti su gran parte della superficie di Marte. Possono essere considerate quindi testimonianze di un'antica presenza di acqua? Uh, non so esattamente a quale, a quale articolo si riferisca, però sì, assolutamente, la presenza di alcune strutture poligonali sono state messe in relazione, sono state, si ritengono che siano la prova di, di antichi laghi. Eh, come geologi noi eh, abbiamo la possibilità di andare a studiare alcune caratteristiche di queste fratture poligonali, per esempio la loro orientazione nello spazio. Se trovassimo delle orientazioni particolari potremmo addirittura andare a considerare la possibilità che ci siano stati dei processi tettonici che abbiano agito e che siano stati responsabili di quel tipo di fratture. Eh, vi ricordo per esempio le fratture delle lave, i cosiddetti basalti colonnari, che sono delle fratture eh, che si formano in modo tale eh, man mano che la lava si raffredda. E, mh, ci sono vari processi che possono generare questo tipo di fratture, quindi sì, bisognerebbe andare a, ad analizzare caso per caso. Abbiamo altre domande, Marco? Ci sono altre domande da parte? Marco si Non sulla chat. Sì, Marco ha qualche difficoltà perché ecco al microfono chiuso quindi. Non riuscivo a sbloccare il microfono. e No, non ci sono altre domande. Se non ci sono altre domande, io boh, ringrazierei Paola, lascio la parola a Luigi eh, dell'Associazione Astrofi di Polaris. Eh, vi saluto tutti e vi ricordo... Ah, io che volevo, il 13 volevo chiedere il una cosa ah, okay. a, a Paola. Eh, dopo aver visto paesaggi esotici, eh, so che tu sei stata in Antartide. Recentemente, e forse mi aspettavo che qualche foto dei paesaggi eh, l'avessi inserita nella presentazione. Eh, Com'è andata? Quali sono state le, le prove che avete raccolto mh, e a che cosa erano orientate e poi le, le escursioni che avete fatto sì. sul lo Sud? Grazie per la domanda. Allora, eh, in realtà mh, è, stato, è stata dura limitare a, a mostrare solo immagini satellitari o immagini molto, a scala molto regionale dell'Antartide, perché appunto il tema era questo degli oceani o dei laghi, e, e quindi eh, l'Antartide è stato menzionato in questo talk soltanto in relazione al lago, al lago Vostok. Eh, la recente campagna mh, che mi ha vista lavorare appunto eh, sul continente antartico nel, nello scorso novembre eh, aveva lo scopo di andare ad individuare gli indizi della deformazione associata ad una serie di faglie, eh, cioè di queste fratture che abbiano un'importanza crostale, similmente a quelle che vedevamo prima, per esempio, su. Mh, eh, sulle superfici ghiacciate dei satelliti di Saturno o di, o di Giove. Sono delle faglie di importanza crostale, quindi che hanno una lunghezza dell'ordine di centinaia di chilometri, decine, centinaia di chilometri, per uno spessore di qualche decina di chilometri. E, e noi appunto siamo andati a, a misurare le fratture, le faglie che si generano, eh, che po è possibile osservare in superficie proprio perché ci sono questi corridoi tettonici molto, molto importanti. La missione è andata molto bene, siamo soddisfatti dei dati che abbiamo portato a casa e siamo ancora in fase di, di analisi. E I primi risultati preliminari verranno presentati nei congressi di, di fine aprile e di maggio, e quindi non ho ancora delle anticipazioni, però... Eh, abbiamo in qualche modo trovato conferma dell'esistenza di queste strutture tettoniche molto importanti e che eh, ha, giocano un ruolo anche nella direzione di scorrimento del ghiaccio. Quindi, Torniamo sempre all'acqua in una sua forma differente, allo stato solido e che scorre un po' come nei fiumi, eh, secondo delle direzioni e noi come geologi, geologi strutturali che ci occupiamo di processi tettonici, andiamo a identificare quelle direzioni che governano poi anche lo scorrimento degli arci. Grazie anche di questa anticipazione. Di... Ma diciamo che eh, sono sempre elementi che aggiungono dei tasselli e fra l'altro io non so, queste, eh, avevo letto nel passato che alcune sonde verranno inviate, non mi ricordo su quale pianeta è ghiacciato, di, di Giove per provare eh, a trivellare e a guardare Direttamente. Ma le prove di tripellazione vengono effettuate in Antartide, che tu sappia, oppure no? Dove che eh, provano sì. questi robot? Sì, ci vengono testati questi, questi strumenti, vengono testati in condizioni il più possibili simili a quelle ambientali in cui andranno ad operare. Quindi molto spesso ci si trova in aree polari, in Islanda piuttosto che in Groenlandia, ma anche, anche in Antartide, sì, assolutamente, dove non solo ci sono le condizioni ambientali, ma certe volte anche le stesse condizioni geologiche simili. Quindi si studiano analoghi. Cioè corpi di cui conosciamo meglio la storia geologica e che possano somigliare a, a, alle strutture planetarie nel Sistema Solare, e oltre. Non mi resta quindi che, se non ci sono altre domande, eh, mi resta che ringraziarti per questo tuo intervento che. Eh, Insomma, mi è piaciuto il modo con cui hai collegato i vari argomenti, no? eh, dove c'è questo filo eh, sottile che cuce insieme eh, i vari elementi del sistema solare e anche oltre, basandoti su delle... Ah, Scusa eh, perché ho dei... arrivo subito. dei fischi. Arrivo uno dei due computer che altrimenti innesca il Larsen dicevo c'è questo filo che è costruito abilmente utilizzando la geologia per farci correre dalla, dalla terra fino oltre la cintura di Kuiper e la cosa mi, mi piacciono questi, eh, questi modi di, di, di correre argomenti e eh, situazioni dal punto di vista planetario estremamente differenti fra di loro, riportandoli a delle osservazioni che inizialmente sono state compiute sulla Terra. Studiando la Terra stiamo osservando e cercando di scoprire ehm, mondi lontani. In questo un po' gli ingegneri, qualche merito ce l'hanno, perché l'analisi dei dati radar è partita proprio con eh, un po' di anni fa. Eh, e penso che nessuno avrebbe pensato che apparati nati per esplorare la, la nostra terra potessero essere poi impiegati per eh, valutare le varie condizioni dei pianeti vicini e, e quelli ancora più lontani. Eh, io lo volevo lasciare, volevo ringraziarti ancora una volta, poi se questa iniziativa di spazio per tutti andrà avanti sicuramente. Ti ricontatteremo e eh, avremo modo di incontrarci, penso all'Antola. La prossima volta, eh, di Spazio per tutti, quella quindi quella del 13. Luigi, dimmi se sbaglio. il sì, 13 di l'ultima, il prossimo appuntamento. Il 13 maggio. Dovremmo farlo dall'Antola. Che sarà l'ultimo per, per questa, questa rassegna inverno-primavera. Sì, l'idea è se ci si riesce, speriamo di riuscire che, che funzioni tutto, che vada tutto bene. E diciamo che come a livello di, di associazione Polaris, anch'io volevo ringraziare Paola per la, la presentazione che ci ha fatto. Anche perché poi essendo in gran parte, non tutti, però in gran parte qui eh, collegati dalla Liguria, conosciamo bene il mare e eh, i mari della terra, eh, però abbiamo visto che in giro per il sistema solare c'è tanta altra acqua, c'è tanto ghiaccio e quindi gli oceani che ci sono in giro per il sistema solare non sono, non sono solo quelli che conosciamo meglio, più, a cui siamo più familiari, ma... Eh, ce ne sono tanti altri e probabilmente altrettanto interessanti. Scusa. Scusa Paolo, ti ho interrotto. No, no, eh, volevo riallacciarmi, grazie Luigi, e, e riallacciandomi a quello che stavi dicendo tu, Sandro, eh, il tipo di ricerca che stiamo portando avanti qui, qui a Genova insieme ad un progetto di dottorato eh, molto... Ripeto, molto interessante eh, è proprio questo, perché si vede la collaborazione tra persone che, ha, che hanno delle professionalità, delle specializzazioni eh, differenti, quindi astrofisici piuttosto che geofisici, piuttosto che geologi strutturali. E, e forse eh, nel, nel campo scientifico le... Più belle scoperte sono state fatte proprio quando c'è stata l'interazione tra persone che avevano delle competenze differenti. E quindi, come vediamo eh, dagli argomenti che abbiamo trattato oggi, eh, la biologia, la geologia, eh, la, la tecnologia, quindi lo sviluppo della sensoristica che consente poi di studiare questi, eh, questi fenomeni, è, è fondamentale. Ok, eh, allora ti ringrazio di nuovo da, della tua partecipazione a nome di tutti i soci del, del gruppo Astrofili Savonesi che hanno eh, gradito la, il tuo ritorno in questa iniziativa. Eh, speriamo di incontrarci Devisu in qualche occasione, perché no, Allantola, se vorrai venire su in occasione del... Del, del, dello spazio per tutti di maggio eh, ovviamente compatibilmente con, con eh, gli impegni istituzionali eh, Luigi a te la chiusa io ritorno dall'altra parte perché non posso fare le cose va bene ma io diciamo che per concludere questa diretta appunto anche a nome di Polaris Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, ovviamente ringrazio Paola Cianfarra che ci ha tenuto la, la presentazione per questa serata. Vi auguro una buona serata, vi do appuntamento appunto per il 13 maggio per il prossimo appuntamento di Spazio per Tutti.